tanto scarto, teglia da forno, tirato. Gli gnocchi alla romana sono molto facili da fare, sappiamo farli tutti, ma io vi faccio vedere anche come si possono cucinare anche in padella, sempre con la ricetta base, come si possono anche surgelare se li volete surgelare e anche come si può evitare di andare a comprare l'apposita farinetta, magari usare delle farine che magari ce l'abbiamo già anche in casa. Si comincia mettendo su a bollire il latte, io uso latte scremato, ma usate il latte che volete. La ricetta antica di Matusalemme diceva latte intero, ma fate voi, usate quello che vi piace. Un litro di latte, vengono fuori i gnocchi per 6 persone, potete anche fare tutto a metà e lo fate per 3. Un po' di sale, senza esagerare, perché dopo lo assaggiamo e se serve ancora lo mettiamo. Noce moscata, la ricetta dice noce moscata, però se non a tutti piace non la mettete. Il semolino non è altro che una semola, cioè una farina di grano duro macinata un po' più grossa. Ma se non volete andare apposta a comprare il semolino macinato grosso, prendete una farina di semola, quella da fare la pasta, è importante che sia semola di grano duro, va bene anche quella, è un po' più fine. Questa qui è addirittura rimacinata, ovvero è sempre la stessa cosa, però è macinata molto più fine e quindi cuocerà anche molto meno tempo, però non è indicata, però vengono lo stesso, quindi vedete voi, se avete la semola bene, altrimenti usate la rimacinata. Tutte le ricette dicono quando bolle il latte, io vi dico no, perché vi fa i grumi e vi incasinate la vite. Quando vedete che incomincia a muoversi, vi fa i primi fumi, incominciate a mettere dentro la semola o semolino, quello che volete, dentro il latte, un po' alla volta mescolando, così non vi farà i grumi. In questa fase abbassate un pochino la fiamma del fornello, perché se incomincia a bollire di colpo, incomincia a sparare come un vulcano dappertutto, quindi abbassate un po' la fiamma, mettete dentro con calma, senza ansia, la vostra semola, mischiate bene, quando è bella liscia che l'ha assorbita tutto, rialzate il fornello un'altra volta. Quando vedete le prime bolle, continuate a girare, tempo di cottura, se avete usato la semola del semolino che è più grossa 15 minuti, se avete usato la semola normale classica per fare la pasta sono 10 minuti, se avete usato la rimacinata 5 minuti di bollitura. In questi 15 minuti bisogna continuare a mischiare tranquillamente, quando diventa un po' più soda via la frusta e dentro il cucchiaio. In questi 15 minuti, 10-15, diventerà sempre un pochino più dura e un pochino più asciutta. Voi continuate a girarla tranquillamente e lei cuocerà. Gabriele, ma perché hai usato il cucchiaio con il buco? È perché è il primo che mi è venuto in mano. Questo è un cucchiaio che serve per fare le creme, però va bene anche per la polenta, insomma. Passati i nostri 10-15 minuti, diventerà come una specie di polenta molto densa. La tiriamo via dal fornello. Questi sono 50 g di burro, metà lo mettiamo dentro nell'impasto e metà ci servono dopo. 2 cucchiai di parmigiano e gli diamo una mischiata, perché bisogna mettere dentro le uova, però bisogna aspettare quei 5 minuti che scenda di qualche grado la temperatura, altrimenti facciamo una stracciatella. E quindi burro e formaggio e iniziamo a farglielo incorporare. Ma qui cosa c'è? Pane integrale. Ci servono 2 o 3 rossi d'uovo, io ne metto 2, però solo il rosso, mi raccomando, il bianco no. Bisogna metterli dentro uno alla volta e incorporarli subito e poi mettiamo il successivo. Col bianco ci fate una frittatina, ecco. Perché Gabriele il bianco no e il rosso sì? Entrambi legano, però legano in maniera differente. Il rosso lega ma sbriciola, avete presente l'uovo sodo? Mentre invece il bianco è come la gomma, avete presente l'uovo sodo? Il bianco è gommoso e quindi si usa solo il rosso, altrimenti poi i gnocchi alla romana vi vengono come delle palline da ping pong, di gomma. Dentro anche il rosso e lo assorbiamo. Rovesciate l'impasto su un piano che può essere di marmo oppure dentro in una teglia da forno, in una pentola molto larga. Mi raccomando di non rovesciarlo sulla carta forno perché vi si appiccica tutto, o di non utilizzare un piano cottura che non sia di marmo, perché se sono quelli di legno, di formica rivestiti, ve lo storta, ve lo rovina. Quindi ricordatevi, o un piano di marmo oppure una teglia, non serve mettere sotto olio, piuttosto serve una ciotolina di acqua e una spatola per allisciarlo. Dobbiamo portarlo a uno spessore di 3 cm, millimetro più, millimetro meno.
Non usate neanche il tagliere di legno o di teflon, perché il caldo intanto ve lo potrebbe stortare se non è grosso. Poi prende, per quanto pulito possa essere, il gnocco dopo vi prende l'odore dell'asse, l'odore del legno, a volte che è spesso è rancido. E procuratevi un copapasta o anche un bicchiere, una tazza. Gabriele, ma perché la carta forte? No, no. Perché finché li tagliate tutto bene, quando però dopo qualche minuto assorbe l'acqua comincia a rompersi e quando li coppate, gli date la forma, vi vengono tutti storti perché la carta si muove e vi incasinate la vita. Intanto che si raffreddano, perché devono raffreddarsi, io accendo il forno a 200 gradi e siccome non accendo il forno solo per i gnocchi, ci metto dentro anche una pentola perché dopo ci cuocio dentro il pane integrale. Però vi faccio vedere anche come si fanno in padella, Vi ricordate il burro che avevo tenuto da parte prima? L'ho sciolto nel microonde, ma scioglietelo come volete, pennello e ungo una teglia piuttosto grande, perché comunque sono parecchi questi gnocchi, senza esagerare, leggermente unta. Non è che deve diventare proprio freddo, l'importante è che voi lo toccate in mezzo. Quando vedete che è rassodato, si può cominciare a tagliarlo, anche se è ancora tiepido. Utilizzo il mio stampino, copapasta, bicchiere, tazzina, quello che volete, lo bagno nell'acqua e taglio. E tiriamo su, vedete, questo qui adesso viene fuori, basta spingerlo un po' ed è fatta. Sopra sono più belli, sotto sono più brutti. Metteteli giù dalla parte che volete. Quando fate i cerchi cercate di fare meno scarto possibile, ottimizzare gli spazi come un architetto. Ripeto, abbiamo un lato più liscio e un lato più ruvido. Qualcuno preferisce metterli giù così, qualcuno li preferisce mettere giù così. Metteteli giù un po' come volete, basta che li mettete giù. Ripeto, per chi non era attento, bagno stampino, ottimizzo gli spazi cercando di non fare tanto scarto, tiro fuori, metto dentro il ditino, tiro fuori, ecco, e lo scarto è minimo. Più è freddo l'impasto e più è facile questa operazione, ma comunque anche adesso che è tiepido è semplice. E metto sulla teglia leggermente accavallati. Con i ritagli avanzati, io ho fatto anche un po' apposta avanzarne un po' di più, cosa fate? Li rimpastate senza paura, non succede niente. Li impastate bene, li abbassate, torta tortina, li riportate a livello di quelli di prima, se necessario vi bagnate le mani che aiutano, usate una spatola se vi piace, ecco 3 cm e andiamo avanti. Qual è la differenza? Che questi qui saranno un po' più delicati, vedete, ma vengono benissimo lo stesso. Questi qui ripassati non vengono belli precisi come gli altri, ma chi se ne frega. Gabriele, ma perché hai lasciato indietro questi qua? Adesso vi faccio vedere. Se volete, con gli avanzi potete anche dividerli, mani bagnate, fate delle polpette e poi le cuocete nel sugo alla pizzaiola. Trovate la ricetta nel mio canale. Ci potete anche mettere dentro la mozzarella se volete e viene una ricetta buonissima. Oppure ci potete mettere dentro i pezzettini di prosciutto cotto, i piselli cotti, li impastate su e li fate tipo hamburger, ecco. Di fantasia, insomma. Una volta fatti così, anche tipo hamburger, ma che bellino che è, o gnocchi alla romana, li congelate sopra un foglio di carta, dentro nel freezer, distesi su una teglia. Quando sono duri, li raccogliete, li mettete in un sacchetto e poi li potete usare come gnocchi alla romana, sia in padella che al forno, quando volete. Scongelati prima però. Io la teglia grossa la tengo per oggi a mezzogiorno, che siamo in 4, invece siccome fra 2 giorni so già che saremo io e la Beatrice da soli una sera, questi qua me li tengo da parte così in frigorifero, che comunque durano 2-3 giorni tranquillamente. Se non volete accendere il forno, li fate in padella antiaderente, ma va bene anche una padella di ferro, un pochino di burro, in questo caso potete usare anche l'olio se vi fa piacere, e li mettiamo dentro con la padella che non sia bollente, non deve essere calda, fuoco medio, piano piano, bisogna farli andare senza toccarli, 10 minuti per lato. Se scrivete su YouTube pane rapanello vi vengono fuori tutte le mie ricette di pane, compresa questa qua di pane integrale, ecco, così ottimizzo l'uso del forno, perché con un'accensione faccio 2 cose. Usate un pennello, così gli va su solo il burro che serve, non se ne mette troppo, e bisogna spennellare tutti i gnocchi, ma appena appena un velo, non tantissimo. Un po' di formaggio anche sopra, sempre senza esagerare. Qualcuno ci mette il formaggio fuso e mettetecelo, qualcuno ci mette la salvia
e mettetecelo se vi piace. Comunque la ricetta base, originale, quella vera, autentica, che su anche sull'Artusi, dice così: dentro il forno circa 20 minuti, quando vedete che sopra è bello rosolato, lo tirate fuori. Sono passati circa 7-8 minuti, vediamo un po' come vanno i nostri gnocchi. Guardate che belli che sono! Sono molto più belli di quelli del forno, volendo guardare. Bellissimi, scottano. Con la paletta non ce l'abbiamo. Sì, eccola qua. Ed ecco fatto in padella, è anche molto più veloce del sistema classico a forno. Non è la stessa cosa, per carità, sono qua i romani mi picchiano, però poi ci metto sopra un pochino di formaggio e me li mangio così, ma è tanto per cambiare, per non accendere il forno, no? E risparmiamo lo sto euro. Sono passati giusti 20 minuti, la doratura vedete voi, se li volete lasciare dentro 5 minuti in più, bene, a me piacciono così un po' chiarucci. Il gnocco alla romana non deve essere sugoso, deve essere asciuttino fuori, deve essere croccante sopra e deve essere morbido dentro. Si presta molto a essere riscaldato, surgelato, preparato in padella o nel forno. E piace a tutti, a chi è che non piace il gnocco alla romana? E l'unica raccomandazione che io vi do è quella di farne tanti, perché la mettete in mezzo, sta pirofila qua, se la fregano, sparisce in un attimo, vi si morsicano le mani, quindi fatene tanti. Tutta la crosticina. Assaggiare. Dove sei? Non nasconderti là dietro tu.